aveva davvero fretta di venire al mondo e non ha atteso il trasferimento della mamma in sala parto, ma è nata lì dov'era, nell'auto dei genitori, nel tunnel del pronto soccorso. È successo ieri sera, attorno alle 3, al San Donato di Arezzo, o meglio, appena fuori. La mamma con le doglie, accompagnata dal papà, era infatti riuscita ad arrivare all'ospedale aretino. Con l'auto era entrata nel tunnel detto camera calda del pronto soccorso, dove erano presenti due volontari della Croce Bianca che avevano appena concluso un servizio. Sarà nel posto giusto, al momento giusto, per aiutare le persone giuste. Che la bimba bastava veramente un ritardo, un semaforo, nasceva senza nessuno intorno di professionale per poterla aiutare, senza nemmeno un telino per riscaldarla, un telo sterile, un clamp. E forse per dei genitori non abituati, non attrezzati, poteva rimanere un po' più in difficoltà. Immediatamente i volontari hanno chiamato i sanitari presenti nel triage del pronto soccorso e avvertito il reparto di pediatria, ma la bimba era già pronta per nascere. La madre mi ha detto: guarda, io sento che sta uscendo. A quel punto mi sono catapultata dentro la macchina, ho scoperto la signora e la testa della bimba era già fuori. Quindi a quel punto ho pensato: ok, dobbiamo farlo qua. Ho cercato di farla respirare e le ho detto: alla prossima contrazione che senti, spingi più forte che puoi, perché ci siamo, insomma. Dopo 12 secondi me la sono trovata addosso, tra le mani, questa bimba, e aveva il cordone attorno al collo. Sono riuscita, insieme poi all'aiuto di un'infermiera che è sopraggiunta, insomma, a darmi una mano, sono riuscita a spostare il cordone dietro il collo della bimba. Ha ripreso colore e ha iniziato a piangere, ed è stato il pianto più bello del mondo. È così nata la piccola Aurora. Lei e la mamma stanno bene, sono ricoverate nel reparto di neonatologia. Questo è un lieto evento che credo che dia forza alla nostra associazione, e spero che sia anche un invito per tutti coloro che vogliono venire a fare volontariato, vogliono, come dire, formarsi per esserci in questi momenti. Fra 20 anni magari ci ringrazierà lei. Io quello che oggi, 17 dicembre 2022, mi sento di dire è che oggi sono io che ringrazio lei, perché mi ha ripagato di tutto il sacrificio e di tutta la fatica, di tutta la passione che metto nel mio lavoro e in quello che faccio.